Ciao ragazze, allora, questo sarà il video dei miei regali di Natale, si possono definire così, però prima di cominciare vorrei dire un paio di cose. Innanzitutto, ho tagliato i capelli, cioè in questo momento in video mi sembro Fantaghirò, non so chi si ricorda Fantaghirò con quel capello. Io ho la sensazione che mi abbiano leggermente sminchiato il taglio. Però vabbè, diciamo che la mia intenzione era quella di provare la frangia, perché in effetti così non l'ho mai fatta. Però più che altro aspetto di che allunghi un po', insomma. Lo so, non è facilmente gestibile. E poi anche il taglio è strano. Stamattina ho dovuto lisciarli perché mossi erano strani. Strani. Poi c'è da dire che il fondo di mia madre non mi aiuta. Comunque, ho la faccia sbattutissima perché da stamattina che sono in giro per fare delle cose e ero con Camilla Bertini, a cui mando un bacione. Abbiamo passato quasi tutta la giornata insieme poi da stamattina. E volevo parlarvi anche del lavoro che ho fatto questo mese. Ho preferito non dirlo fino adesso, adesso che ho finito lo posso anche dire tranquillamente. Mi dispiace per le ragazze che me l'hanno chiesto più volte, ma ho preferito non dirlo. Penso che sia una cosa abbastanza normale, perché non si sa mai, cioè, quello che può succedere. Cioè, io onestamente, secondo me, determinate cose devono rimanere private su YouTube. Ah, una cosa mi sono dimenticata. Mi sta venendo in mente adesso, nel video in cui parlo del mio trasferimento qui a Bologna, alcune ragazze mi hanno chiesto: ma il tuo fidanzato, eccetera, eccetera. Io mi sono lasciata quest'estate col mio ex ormai. Siamo lasciati quest'estate e ho fatto sempre in modo di non. Ma non mi va di portare. Sinceramente, alcune cose penso che debbano rimanere private, insomma, non vedo il motivo per cui. Cioè, chiaramente apprezzo chi magari si preoccupa, chi lo chiede non per ficcare nasale, ma perché magari ci tiene, insomma, quello lo capisco. Però io preferisco che alcune cose rimangano private. Comunque, questo è per rispondere. E quindi anche, diciamo, il discorso del lavoro preferivo appunto così. Come dicevo, Margherita, una ragazza è passata, cioè mi ha trovato, insomma, mi ha beccato, mi ha salutato, mi ha fatto molto piacere. Quello che ho fatto io questo mese dal 6 al 28, e oggi è il 30, voi lo vedete il 31 questo video, è stato fatto la pacchettista, figura professionale, la pacchettista da limoni e profumerie, ovvero le confezioni regalo, quella che fa le confezioni regalo. Chiaramente, cioè, oltre a fare le confezioni regalo, ogni tanto è capitato anche di aiutare qualche cliente, assistere qualche cliente quando ho avuto la possibilità, cosa che ho fatto con molto piacere. E devo dire che mi sono trovata non bene, benissimo, veramente da Dio. E vabbè, lo sapevo, cioè, senza l'ambiente è quello che piace a me. Ovviamente, non sapendo l'azienda limoni in sé come si comporta, non sapevo come sarebbe andata, insomma, quindi quella poteva essere l'incognita, però mi sono trovata veramente benissimo con la responsabile, con il punto vendita, da Dio. Poi, cioè, allora, voi considerate che io ero, cioè, la mia postazione di fronte aveva lo stand di Dolce & Gabbana, make-up, vabbè. Comunque, la profumeria è bellissima, no, vabbè, ma veramente. Le parole già con nostalgia già mi mancano da morire. Però è finita lì. La responsabile alla fine mi ha dato un'ottima. Veramente, mi sento Fantaghirola, Alessandra Martinez, così. Vabbè. La responsabile alla fine mi ha dato una valutazione ottima, cosa che mi ha fatto molto piacere perché ho saputo che non ha dato a tutte la stessa valutazione. E mi ha detto che mi terrà presente per il futuro. È difficile perché i punti vendita che loro hanno a Bologna sono tanti. In caso di bisogno chiamano i rinforzi dagli altri punti vendita, quindi la vedo difficile, però insomma almeno una si fa conoscere. E poi si vedrà. Però c'è una buona notizia, la vedo come una buona notizia, perché oggi, la scorsa settimana, venerdì, mi pare, sì, sono passata in agenzia da Adecco, ma diciamo che ero passata in realtà solo perché avevo problemi con il sito, non riuscivo a accedere a fare il recupero password, ed ero passata per sistemare la cosa, perché in realtà lo gestisco tutto online, cioè in agenzia non fanno niente. Però così parlando per caso. Per caso, insomma, niente, è uscito fuori che cercavano una persona per un negozio di scarpe per il periodo dei saldi, quindi dal 2 gennaio. E siccome è venuto fuori che io avevo fatto anche
dove lavoravo prima, all'inizio, era un reparto, c'era un corner di pittarello rosso, e quindi avevo avuto esperienza con le scarpe. I primi quasi 3 anni avevo fatto, quindi gliel'ho detto, e quindi è uscito fuori sta cosa. E niente, poi stamattina sono tornata, poi mi ha richiamato. Inizialmente era di 1 mese sto contratto, poi invece hanno ritrattato, hanno detto che sarà un contratto di 15 giorni, eventualmente se hanno bisogno sarà per altri 15 giorni. E vabbè, meglio di niente, comunque, cioè, almeno non sto ferma, senza finito di lavorare il 28, il 2 sono di nuovo al lavoro, la cosa mi piace, cioè, mi fa capire che forse c'è speranza, che si muova qualcosa, ma anche perché uno poi magari si fa conoscere e chissà, chissà. Adesso mi viene un po' lontanuccio, però dico soltanto che è un negozio di scarpe, quindi non, per ora non vi dico altro, poi eventualmente... Poi vi dirò in futuro, poi vi faccio sapere. Comunque, meglio di niente. È questo, poi altro che volevo dire, niente. I regali di Natale. Io, essendo qui a Bologna, non ho né fatto, ma in realtà non è una tradizione che mi appartiene questa dei regali di Natale. Mi è capitato di farne, ma non è una tradizione che mi appartiene, diciamo, ecco, quello lo volevo dire. Poi trasferendo, lo facevo quando era a Palermo, sì, vabbè, la mia ex ragazza ovviamente, quando stavo a Palermo solo con 2 o 3 amici scambiavo il regalo, sinceramente, no, non mi posso vedere. Con 2 o 3 amici scambiavo il regalo, poi ovviamente venendo qui con chi dovevo scambiare? E poi comunque non avevo neanche chissà che possibilità economiche. Però vabbè, le uniche cose che vi farò vedere sono il regalo di Natale che ci ha fatto Limoni, profumerie, a tutte le pacchettiste, e un piccolo regalo, cioè un regalo di mia madre, nel senso che mi ha dato i soldi, mi sono comprata una cosa, vi faccio vedere, e poi oggi mi sono fatto un piccolo regalino io per l'assunzione da Mac, e vi faccio vedere. Allora, intanto il regalo di Limoni è stato veramente graditissimo, cioè il 24 ci ha chiamato la responsabile una ad una e ci ha consegnato un sacchetto di Chanel con dentro queste cose, e c'era un tester per tutte, un tester da 100 ml di profumo. A me è capitato questo, il Dolce & Gabbana Light Blue, da 100 ml, quindi quello grande, che a me piace, però piace d'estate, onestamente per ora non mi ispira, però piace a mia madre, e siccome a mia madre il suo compagno le aveva regalato un altro profumo che a me fa impazzire, uno dei pochissimi profumi usciti che mi piace, quindi è nato uno scambio, ed è questo qua, si chiama Nuit, non c'è scritto da nessuna parte. Comunque è l'ultimo profumo di Hugo Boss, che si chiama Nuit, ed è per donna, è uno dei parfum, questo è quello grande, e io felicissimo, tipo... Buonissimo. No, lo so, mia va vecchio sulla pelle, diventa abbastanza simile a quello che usavo prima, il Lalo di Lalo Piggiotti. Comunque, bellissimo profumo, mi piace tanto. Quindi è andato su scambio. E poi, oltre al tester del profumo, c'erano anche 2 tester nuovi, ovviamente, di rossetti Dior, dei Dior Addict Lipstick. Uno si chiama Beige Dandy e Instinct. Purtroppo questa è la luce che mi è consentita a quest'ora. Comunque, questo Beige Dandy è un marroncino che è andato a mia madre, se l'è preso mia madre, anche perché a me non sta molto bene. E l'altro è questo qua, Instinct, è un bellissimo, questo già l'ho usato, è una specie di rosa antico abbastanza leggermente scuro, e devo dire che la consistenza è favolosa di questo rossetto, è bellissimo. Tra l'altro, vi volevo dire che adesso non ce le ho tutte a portata di mano, mi scocciava prenderli tutti. Però ho diversi campioni tester che vengono da Limoni, che non sono, attenzione, non sono quelli che erano alla vendita. Praticamente c'è una zona in cui ci sono dei tester, ogni tanto, cioè, chi vuole da lì, sono tester magari in più, cose del genere, e ho avuto la possibilità di portarmi qualcosa, io come tutti gli altri pure. Quindi poi magari ogni tanto, quando capiterà, vi farò vedere qualcosa. Poi vi faccio vedere in futuro. Quello che mi sono comprata con, insomma, i soldi di mia madre è questo qua, perché da Limoni, in via Indipendenza, hanno messo lo stand della Youngblood. Poi ho capito il perché, perché Limoni e la Gardenia fanno parte dello stesso gruppo, da quello che ho capito. Infatti hanno messo anche la ZAO Makeup, che è un marchio bio, appunto. La Youngblood ha preso questo blush. È stato amore a prima vista quando l'ho swatchato, sto blush. E mi dispiace che purtroppo le luci non renderanno l'idea,
È piccolo, costa l'ira di Dio, cioè costa 30 euro, porca miseria sto coso. Vabbè, giusto perché è un regalo, che veramente è una cialda da 3 grammi. Vabbè, ed è Tangier, non so come si legga, se è in inglese o in francese, comunque questo qua. Ed è un pesca dorato fantastico. Sembra abbastanza fedele il colore, però ovviamente non può rendere mai tutta la beltà. Devo dire che ha una bella durata e mi piace tantissimo la resa di questo blush. Fantastico. No, no, bellissimo. E considerate, sono ingredienti totalmente naturali, se non ricordo male. Sì, spero, perché la Young Blood non è che sia tutta naturale. Alcuni sì, penso di sì comunque. Questo è l'inci. Questo qua. Ovviamente che ve lo dico a fare. Loro non conoscono il marchio. Giusto, per loro è nuovo. Forse ero l'unica là dentro a sapere qualcosa di sto marchio. Comunque. E poi che vuoi? Cioè, Lilli mi ha portato la palla da nuotare. Fatti una corsa. Sentono le zampette. E questo è stato il regalo, e quello che mi sono comprata oggi da MAC è un rossetto. Penso che dopo il fondotinta il rossetto MAC sia il mio prodotto preferito. È un Glade lipstick e ho comprato Hot Tahiti. È veramente bellissimo questo rossetto. Vabbè, lo faccio vedere da qua. Hot Tahiti. Tra l'altro ha un inci favoloso sto rossetto, perché ha al primo posto l'olio di ricino, ed è una cosa che a me piace tantissimo, l'olio di ricino, nei rossetti e nel burro cacao. È un colore, ma non, vabbè, penso che in rete si trovi qualcosa di meglio. Non vedo l'ora di provarlo. Ho le labbra secchissime. È fantastico. No, insomma, è molto più acceso, cioè risulta molto più acceso in videocamera. Vabbè, dico, li troverete in giro. Il swatch è bellissimo, mi piace, cioè, volevo un rossetto da poter portare. Mi ha riportato la palla. Vabbè, un rossetto da poter mettere anche in giro, perché quelli proprio coprenti coprenti in giro, onestamente, non riesco a metterli. E basta, questo è quando. Questi sono i miei regali di Natale. Non avete visto chissà che cosa. Comunque, adesso vado da Kimber Rossi Stewart. Che tra l'altro era uno dei miei miti dell'adolescenza. E basta, ci vediamo al prossimo video. Questo stavolta è l'ultimo video dell'anno, perché lo vedrete il 31, per chi lo vedrà, magari qualcuno lo vedrà dopo. Quindi vi faccio gli auguri in diretta, cioè in diretta, diciamo prima della fine dell'anno. E non ci fate caso, mi sento un poco sciroccata. Lilli, che c'è? No. Niente, non mi ricordo se vi devo dire dell'altro, non mi viene in mente niente. Boh, se ci penso ve lo dico. Scusate la faccia, sbattutissima, sono stanchissima. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!